Dunque, la finalità di questa giornata è quella che, oltre a rinsaldare i rapporti con l'America, legata con l'America, è quello che è di formare queste nuove generazioni ad abitare la terra ed averne cura e comprendere l'importanza dell'ambiente e del territorio, che va visto come un bene da tutelare, proteggere e valorizzare. Quindi quando io ho pensato alla base di Sigonella, al dottore Lunetta, ha subito aderito a questa iniziativa e ha fatto giungere a Licata 8 Marines. In più Gino Galia con il WWF, la comunità Arcobaleno e la comunità Carol, e sono altri 30 ragazzi, quindi un fornito numero di giovani che si sono subito attivati per pulire Stagnone Pontillo e la salita via Semaforo. E quindi è una giornata importante, insomma, abbiamo questi giovani che ripuliranno questa zona e daranno anche questo significato a queste generazioni nuove, non solo, anche un significato civico per la cittadinanza. Teniamo pulita la nostra città.